Ritorniamo in onda in Voce delle Chiese per parlare del numero 110 della Beidana, rivista di cultura e storia delle Valli Valdesi, uscita fresca fresca di stampa per, diciamo, questo numero estivo. La caporedattrice di questo numero, perché si ruota all'interno della redazione della Beidana a turno, si fa appunto la caporedattrice e il caporedattore, questa volta questo numero l'ha curato Sara Pasquè, che è con noi in collegamento. Ciao Sara, intanto, e benvenuta su Radio Bequit. Ciao, grazie. Allora, il numero 110 che hai curato, insomma, tu come caporedattrice, è un numero da tematica miscellare, perché ho visto un po' curiosato nell'elenco degli articoli, ma si salta un po' da una parte all'altra, come ogni tanto capita appunto nei numeri della Beidana. Ci sono quelli tematici, quindi che scelgono un tema, un argomento e lo sviluppano in vari articoli, e ci sono altri numeri invece come questo, appunto, miscellanei di tanti temi diversi. Come è nata un po' l'idea e quali sono questi articoli, Sara? Certo, allora, ma ultimamente siamo stati forse un po' abituati a vedere sempre più spesso numeri della Beidana tematici, ma non ci dobbiamo scordare che la Beidana nasce in realtà come una rivista che affronta argomenti molto diversi, quindi nasce come miscellanea di articoli. Quindi siamo un po' tornati a queste origini, a questa ispirazione, e gli articoli sono effettivamente molto vari. Abbiamo i primi due di argomento più naturalistico, in particolare quello di Emanuela Durand sui viaggi delle piante, cioè l'autrice, a partire da alcune fotografie di fine Ottocento, osserva come il paesaggio, in particolare le specie vegetali che abitano il paesaggio, sia cambiato appunto da fine Ottocento fino ad oggi. È interessante perché poi l'autrice si sofferma anche sulla toponomastica locale, e quindi vediamo che compaiono alcuni fitonimi, cioè alcuni nomi di luogo che vengono da nomi di piante, che ci trasmettono magari alcune caratteristiche dei territori che si stessi denotano. E il secondo articolo, sempre di argomento un po' naturalistico, è in particolare dedicato all'erpetologia di Daniele Seglie. Si parla degli anfibi nelle Valli Valdesi. Interessante perché è costruito un po' come se fosse una breve guida utile per riconoscere e conoscere poi gli anfibi che sono presenti nelle valli, quindi dà alcune informazioni sull'ecologia, la biologia di queste specie. Scusami, ti interrompo solo perché è molto bello il titolo che è stato dato a questo pezzo in particolare, perché fugace apparizioni in effetti rappresenta proprio un po', sì, la caratteristica di questi animali, che sono comunque molto riservati e hanno anche una caratteristica, quella del doversi tutelare anche molto nei confronti del sole, della umidità, quindi insomma si vedono raramente. Esatto. Scusami. Infatti è interessante, no, in realtà mi collego perché volevo proprio sottolineare che la premessa che fa l'autore è secondo me interessantissima, cioè questi animali, questi anfibi, in realtà sono una specie molto a rischio proprio perché l'ambiente, l'habitat in cui si riproducono, sì, in cui vivono, è un habitat molto delicato, cioè quello del palustre, un certo tipo di umidità, insomma, è infatti proprio molto interessante. Le apparizioni sono fugaci perché in effetti purtroppo queste specie sono anche sempre più a rischio. E poi si prosegue, si parla anche di territorio. Sì, sì, dunque, negli altri articoli abbiamo allora, l'articolo di Luca Malan è interessante perché racconta un po' come se fosse una visita guidata virtuale all'interno di una cascina di Luserna San Giovanni dei primi decenni del Settecento, e questa visita avviene attraverso il racconto dei beni, degli oggetti che si trovano nella cascina e che sono stati lasciati in questo inventario da Bartholomew Gonin,
insomma, appunto questo inventario che ha redatto per l'eredità. Quindi questo articolo, anche qui è costruito in modo interessante, perché si passa proprio attraverso le varie stanze che costituiscono la cascina, e quindi si parte magari dalla cucina, la sala, la camera. E interessante che fa parte dell'inventario anche la cantina, e insomma, cioè, ci sono anche dei dati interessanti sulla produzione del vino. Praticamente tutte le cascine all'epoca si producevano il vino, quindi anche tutti gli oggetti che fanno parte di questo di questa cultura e di questa tradizione rientrano nell'inventario. Proseguendo nel numero abbiamo poi l'articolo di Samuele Thurn Bonker, qui un po' storico-artistico, perché l'argomento principale sono delle incisioni che questo alpinista inglese di nome Edward Whymper ha realizzato nelle Valli Valdesi. Allora, sappiamo che lui, questo Whymper, è importante perché è stato il primo a salire sul Cervino nel 1865, è passato nelle valli diverse volte nel corso appunto delle sue esperienze alpinistiche nelle Alpi in generale, e nelle valli appunto poi probabilmente ha conosciuto le foto, le stampe all'albumina del pastore David Peyrot. Mm-hmm. E infatti quello che si può notare è che le incisioni di Whymper in realtà riproducono proprio lo stesso punto di vista, la stessa angolatura delle stampe di Peyrot. Quindi molto probabilmente lui, prendendo spunto un po' dalla sua esperienza diretta nelle valli, un po' da questi fotogrammi, ha realizzato delle incisioni. Quindi si parla un po' di questo tema. Ultimi due articoli, uno di Matteo Rivoira di argomento linguistico. Matteo Rivoira in questo contributo analizza la lingua, quindi proprio le scelte grafiche, le scelte lessicali, le scelte insomma della tipologia di lingua adottata da Pierre Bert per la traduzione dei Vangeli di Giovanni e di Luca in patois. Anzi, in lingua valdese, in lingua valdese. È interessante, forse l'aspetto più interessante di questo contributo è, cioè, quello che osserva l'autore, è che allora Pierre Bert aveva un'ottima competenza del francese, come tutti i pastori, perché aveva studiato a Ginevra, e conosceva bene i patois di Rorat, perché c'era praticamente vissuto da quando aveva un anno, e di Torre Pellice anche perché sua mamma era di lì, quindi erano un po' le lingue che sentiva in casa. E lui fa questa scelta un po' originale di utilizzare un mix di queste lingue, cioè del patois di Rorà e di Torre Pellice, per fare questa traduzione. Quindi è in realtà un patois, una lingua un po' particolare, quella che lui sceglie di adottare, e quindi l'articolo si sofferma proprio sulle peculiarità di queste scelte. L'ultimo articolo è il contributo di Marco Frattini sul progetto di un atlante storico-culturale delle Valli Pinerolesi. L'autore in questo caso si sofferma un po' sulla necessità che c'era di mettere insieme tanti aspetti, perché l'atlante appunto è storico-culturale, quindi racchiude al suo interno diversi macro temi. Infatti in particolare ci si sofferma soprattutto sul quadrilinguismo, sull'unità religiosa delle Valli Valdesi, la caratteristica delle Valli Valdesi, insomma un po' quella, no? di essere appunto valdesi storicamente, di essere quadrilingui, perché comunque italiano, francese, occitano e piemontese sono lingue, ovviamente poi negli anni la cosa è cambiata, però lingue che comunque sono sempre state parlate. E quindi Frattini presenta un po' questo nuovo progetto, che è l'Atlante storico-culturale.
appunto, la necessità. Quindi questi gli articoli molto vari che molto vari e con tanti spunti davvero di riflessione. Sì. Alla fine è sempre protagonista il territorio, anche se in sotto una magari un focus e una lente di ingrandimento diverso, però il territorio è ovviamente sempre il protagonista della Beidana, il territorio appunto delle Valli Valdesi, che si parli di natura, che si parli di storia, che si parli di arti rupestri o di lingue, insomma, la lettura e l'approfondimento sul territorio del Pinerolese delle Valli è il fulcro della Beidana. Sara, grazie per questa carrellata che ci hai fatto. Io auguro buona lettura a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Il numero della Beidana, ricordaci dove si può trovare: al Centro Culturale Valdese, che lo edita. Ma nelle edicole anche in valle, tranquillamente. Adesso anche poi in alcune librerie. Quindi insomma, ordinatelo, se non ce l'avete o non lo trovate, fate riferimento al centro, abbonatevi, esatto. Grazie, buona estate a te, buona continuazione a te e a tutta la redazione della Beidana. Buon lavoro. Grazie, a presto, ciao.